le banche, lo Stato e la riserva frazionaria. Questo è l'articolo originale uscito sul Movimento Libertario. Molti intellettuali e giornalisti pensano che il problema delle banche sia che sono controllate dai partiti politici e perciò basterebbe impedire ai politici e ai partiti di controllare le banche, il problema si risolverebbe, ma non è così. Il problema del sistema bancario è che opera al di fuori delle regole del libero mercato. Infatti, l'attività del sistema bancario è stata resa legale da particolari provvedimenti di privilegio decisi dall'autorità politica, quindi dalla legge Fiat, dal positivismo giuridico, ma in realtà è un'attività illegittima, perché viola la legge che è indipendente dalle decisioni dell'autorità. Il privilegio concesso dallo Stato alle banche è quello di poter creare denaro dal nulla utilizzando il meccanismo della riserva frazionaria. Questo vuol dire commettere legalmente il crimine dell'appropriazione indebita, come verrà spiegato tra poco. Vediamo come funziona il sistema della riserva frazionaria. Tizio deposita 1000 euro nella banca A e la banca è tenuta a trattenere soltanto una piccola percentuale, l'1%, cioè 10 euro, mentre può prestare il rimanente 99% a Caio. Caio a sua volta può andare in un'altra banca B, depositare questi 990 euro. La banca B dovrà trattenere soltanto l'1% di questa somma depositata da Caio e potrà prestare a Sempronio il rimanente 99% e così via. Alla fine, dopo molti passaggi, i 1000 euro iniziali avranno consentito al sistema bancario nel suo complesso di produrre fino a 99.000 euro di credito, a partire dai 1000 euro iniziali soli. Ma questi 99.000 euro di credito è tutto denaro finto, creato dal nulla. L'incentivo che hanno le banche a creare questo credito, questo denaro dal nulla, è perché poi ci guadagnano sopra un tasso di interesse. Questo meccanismo, per quanto sia reso legale dalla legge Fiat, però è illegittimo, perché è una appropriazione indebita. Infatti quel denaro, è stato inizialmente depositato da Tizio e, secondo la legge con la L maiuscola, non può essere utilizzato per fare prestiti, cioè non può essere prestato ad altri perché è di proprietà di Tizio. Sarebbe come se il proprietario di un garage si mettesse ad affittare ad altri le automobili che i proprietari vi hanno parcheggiato mantenendone però la disponibilità, cioè i proprietari potendo tornare a riprendere le loro macchine in ogni momento. La riserva frazionaria fa la stessa cosa, presta a Caio i soldi depositati da Tizio, però Tizio aveva mantenuto la disponibilità di quel denaro. Questa è la differenza importante fra i depositi e i prestiti. Nei depositi il depositante mantiene la disponibilità del denaro e in ogni momento può richiederli indietro alla banca. Nei prestiti invece chi fa il prestito perde la disponibilità e a quel punto la banca è autorizzata a dare in affitto quei soldi ad altre persone. Un po' come chi dà in affitto un appartamento perde la disponibilità dell'appartamento. La riserva frazionaria invece trasforma i depositi in prestiti e quindi è una truffa. È come il garagista che affitta ad altri le automobili. Infatti non è possibile che due soggetti diversi abbiano allo stesso tempo la disponibilità di una stessa cosa, della macchina oppure dei 1000 euro depositati da Tizio. Non possono essere contemporaneamente di Tizio, ma anche di Caio. Questa truffa si regge in piedi nel breve periodo per una ragione statistica, perché nei depositi bancari c'è sempre una quantità media di denaro che rimane nelle banche. Quindi se Tizio va improvvisamente a ritirare i 1000 euro, li trova. Questo perché la corsa agli sportelli, cioè che tutti si presentano in banca allo stesso momento a richiedere i loro soldi, è improbabile in condizioni normali. Però questo rende il sistema molto fragile. Il sistema bancario, perché nel medio-lungo periodo è probabile la corsa agli sportelli. Come dice Rothbard, ogni banca che operi in regime di riserva frazionaria è sempre intrinsecamente in bancarotta. Proprio per salvare le banche dalla bancarotta è stato necessario istituire le banche centrali. La banca centrale è prestatrice di ultima istanza di denaro a corso forzoso perché ha il privilegio legale concesso dallo Stato di poter stampare a piacimento il denaro. Quindi la banca centrale può stampare il denaro dal nulla e andare in soccorso delle banche commerciali nel caso di corsa agli sportelli. Perché lo Stato ha concesso alle banche il privilegio della riserva frazionaria? Per mettere le mani su buona parte di quel credito, il denaro creato dal nulla, grazie a quel privilegio legale. Infatti, gran parte di questo denaro,
creato dal nulla, così come quello stampato dalle banche centrali, anche quello creato dal nulla, finisce nell'acquisto dei titoli di Stato. Lo Stato ha concesso alle banche il privilegio di creare il denaro dal nulla in cambio di un impegno preciso del sistema bancario ad acquistare i titoli del debito pubblico. E questo sodalizio fra banche e stati è spesso formalizzato in un accordo segreto. Vediamo adesso quali sono le conseguenze economiche della manipolazione monetaria del credito. Sono due: la perdita del potere d'acquisto della moneta e la crisi economica. La perdita del potere d'acquisto della moneta implica anche altre conseguenze: una ridistribuzione di ricchezza a favore di coloro che ricevono il nuovo denaro per primi, cioè prima che i prezzi salgano come conseguenza dell'aumento di quantità di moneta, cioè i prezzi non salgono tutti insieme. I settori economici che ricevono il denaro per primi, che sono quindi più vicini alla stampante monetaria, beneficiano di prezzi inizialmente bassi. I settori economici e anche della popolazione che vengono raggiunti per ultimi dal nuovo denaro creato dal nulla sono penalizzati perché nel frattempo i prezzi sono aumentati. L'espansione artificiale del credito consente di mantenere tassi di interesse artificialmente bassi. Questi sono segnali distorti per gli imprenditori economici perché i tassi di interesse bassi, artificialmente bassi, segnalano una disponibilità di risparmi che in realtà non ci sono. Sulla base di queste informazioni false vengono fatti investimenti sbagliati, sia per quantità che per tipologia, cioè troppi e nei settori sbagliati. Quando l'errore si manifesta, dopo un po' di tempo, il castello di carta crolla, lasciando miseria e una struttura produttiva desviluppata. Tanto peggiori saranno queste condizioni, quanto più a lungo sarà durata la manipolazione monetaria del credito e quanto più regolamentati sono l'economia e il mercato del lavoro. Qui c'è un piccolo approfondimento sul tasso di interesse, che è il prezzo della preferenza temporale. Il tasso di interesse, non quello artificiale ma quello di mercato, rimane basso se è alta la preferenza temporale, cioè la preferenza per il tempo futuro rispetto al tempo presente, cioè se maggiori saranno i risparmi rispetto ai consumi. Questo è un segnale corretto, non artificiale, e questo basso tasso di interesse indica che ci sono risparmi veri per finanziare gli investimenti.